Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un nuovo video. È il secondo giorno che registro perché sabato sarei voluto uscire ma poi non sono più uscito, ma il pomeriggio avevo preparato il video per domenica. Il pomeriggio, tardo pomeriggio, mi è arrivata una chiamata da Pier Francesco che mi ha detto: "Cla, se ci sei ci becchiamo al lago di Castel Gandolfo, io, te e Salvatore", e quindi ho detto va bene, cambiamo di programma e faccio un video specifico, avevo un'idea. Dopodiché che è successo? Domenica mattina sono andato al lago, Salvatore strapuntuale, e invece una persona, che non dico il nome, Pier Francesco ovviamente, non si è presentata perché la sera prima ha fatto tardi, bla bla bla, le solite scuse, bravo. E quindi niente, è saltato il video. Ho detto vabbè, provo a recuperarlo in qualche modo, vado al centro, provo a registrare qualcosa lì. Poi ho detto no, lo sai che c'è, mi prendo un'altra giornata e lo faccio come si deve. Dunque ecco qui spiegato il motivo per il quale ci troviamo in sella al Fazzar oggi. Come avrete capito dal titolo, andiamo a vedere un attimino come si comunica quando si sta in moto tra motociclisti. Vi racconterò il tutto mentre ci dirigiamo a Castel Romano, all'outlet. Se avete tanta esperienza invece potrebbe essere leggermente meno utile, però voi potreste fare una gran cosa: aiutare chi ha meno esperienza dando un consiglio magari su qualche gesto particolare che fate voi in determinate condizioni, perché magari c'è qualche gesto che io salto o che qualcun altro che sta guardando il video non conosce, magari spulciando tra i commenti può imparare qualcosa. Perché stiamo andando all'outlet? Ve lo faccio vedere subito. Ho comprato questi guanti nuovi fiammanti il 26 di dicembre. Guardate che cosa sta succedendo, parliamo di quasi 200 euro di guanti della Spike, sono gli Spike Tech Pro, guardate qua. Voi ditemi se quasi 200 euro di guanti possono fare così, che poi tra l'altro ecco su internet definiscono come professionista della tecnologia, i guanti più ricercati dai ciclisti professionisti, guanti da corsa lunghi di altissimo livello perché cerca il miglior livello di protezione. Vabbè, torniamo a Castel Romano, vediamo un attimino che cosa ci dicono. Ovviamente io andrò lì molto tranquillo, insomma è un paio di guanti. Sì, ovviamente ci ho speso, li vorrei cambiare, li vorrei nuovi. Adesso vediamo un attimino, io questi qua li ho presi quando ancora non c'erano i saldi. Non so se possono darmi qualcosa, magari dello stesso prezzo ma con saldo, quindi che sta un prezzo più basso. Non so se me l'ho spiegato, però vabbè, andiamo. Andiamo a vedere un attimino quali sono questi gesti che esistono nella comunicazione non verbale tra motociclisti. Diciamo che essenzialmente vengono utilizzati quando si fanno viaggi di gruppo, anche se magari quando si viaggia da soli c'è quello che si chiama buon costume, perché i motociclisti comunque si salutano a prescindere per un fatto di condivisione di un'esperienza, no? E quando io ho approcciato il mondo delle moto non conoscevo assolutamente, tant'è che la prima volta che qualcuno mi ha salutato era al lago di Castel Gandolfo. Io non conoscevo l'esistenza di questa comunicazione e praticamente stavo in una galleria, erano in due su una super sportiva e mi hanno fatto il gesto, hanno allungato il braccio con le due dita, io dentro di me ho detto oddio c'è sta qualcosa per terra, e quindi lì ho detto mi sa di no. Quando l'ho detto a Fabrizio, Fabrizio mi ha detto no Cla, tranquillo, te stanno solo a salutare. Poi Davide mi ha detto lo stesso, e avendo fatto la prima uscita in coppia con Fabrizio, uno dei primi video, ho imparato che ci stanno questi diversi gesti che si fanno. Il primo è appunto il saluto. Il saluto si fa molto, ma perché questo mi deve stare attaccato alle chiappe? Vai, te lascio passare, se vuoi andare vai. Ma no, il primo gesto è appunto quello del saluto, che si fa con due dita. Spesso se uno sta in una condizione che non glielo permette può alzare semplicemente le due dita tenendo il manubrio, altrimenti quello che si fa spesso è abbassare il braccio e farlo verso il basso. Alcuni utilizzano la gamba per esempio per salutare chi viene dal senso opposto quando non si vogliono staccare le mani dal manubrio, e fanno proprio questo gesto piccolino verso il basso. Attenzione però, non lo confondete, perché può essere anche un cenno di ringraziamento. Io adesso giustamente l'ho fatto con la sinistra perché la gamba che è esposta è quella visibile alle moto che vengono dal senso opposto, ma quando andiamo ad effettuare un sorpasso a qualcun altro, un altro motociclista, ovviamente noi lo faremo sulla sinistra, quindi lui ci rimarrà sulla destra, utilizzeremo la gamba destra allo stesso modo per un piccolo ringraziamento, una sorta di saluto. Quando vogliamo segnalare un pericolo invece, sempre con la gamba destra o sinistra in base a dove si trova il pericolo, andiamo ad allungare. Quindi ricapitolando, i primi due gesti abbiamo saluto in alto e in basso o semplicemente tenendolo attaccato al manubrio, e le gambe a sinistra per salutare chi viene dal senso opposto
a destra per ringraziare qualche motociclista che stiamo sorpassando, o se viaggiamo in gruppo, quindi segnalare un pericolo a chi ci succede. Quindi poi quando viaggiate tipo in 10 è fighissimo, perché vedete 9 persone davanti a voi che fanno questa gambetta, ton 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 ton, è fighissimo. Passiamo al terzo, che qualcuno tra l'altro mi ha pure rimproverato, mi ha detto: ah, qua la polizia ti potrebbe fare qualcosa perché potresti aver aiutato qualche criminale, bla bla bla. Questo semplicemente per segnalare che ci può essere una pattuglia. Tanti in macchina fanno i fari, voglio dire, è la stessa cosa. Però a questo punto io lo sconsiglio, o comunque si consiglia, se noi l'abbiamo passato, di fare un cenno con il braccio per dire rallentate, oppure se lo vogliamo segnalare a quelli che stanno in gruppo con noi, allora facciamo con la destra, rallentate. È sempre un discorso di destra-sinistra che aiuta molto, no? Una grande distinzione. Passiamo al quarto gesto che si può fare, che mi è capitato con Salvatore. Eravamo usciti io, Fabrizio e Salvatore, che è il video dove loro si sono conosciuti, e praticamente nella mattina Fabrizio è stato con noi, a pranzo si è separato, è tornato a casa, e io con Salvatore a un certo punto abbiamo sbagliato strada, e lui, che era davanti e quindi dirigeva il gruppo, a un certo punto ha fatto così. Questo significa inversione di rotta, perché si è sbagliata la strada. Un gesto abbastanza intuitivo, nulla di difficile, però va segnalato. Non è che uno quando viaggia in gruppo prende, si ferma e si butta sull'altra così facendo un'inversione, perché sennò tutti quanti dicono: che stai a fare? Invece con questo piccolo gesto, no, viamo addosso. In questo caso ci sta un gesto che va fatto, che è il dito medio. No, scherzo, non ve li fidate. Quinto ed ultimo gesto è invece questo qui. Che cosa significa? No, non significa decapitatelo, ma significa che state a secco. Quindi viaggiate in gruppo, volete far sapere: oh, mi mancano 50 km, poi restiamo fermi. Allora facciamo questo gesto qui, così si viaggia tutti più sereni. Non mi vengono in mente altri gesti che si possono fare, a parte gestacci o cose così. Che vuol dire? Vuol dire che... che te la vinde il culo. Ma a questo punto direi di poter tirare dritto, perché sono curioso di vedere che cosa mi dicono questi guanti. Comunque ragazzi, impressionante come io queste 2 settimane sia riuscito a registrare 4 video ed editarne altrettanti. Perché ho fatto questo? Perché quando ho iniziato a fare video mi ero messo da parte 2 video di vantaggio, per dire: ok, se succede qualcosa, mi sento male, brutto tempo, qualunque cosa, avrei avuto comunque materiale per rimanere coperto. E infatti durante le vacanze di Natale ci ho avuto raffreddore, febbre e cose varie, quindi non sono riuscito a registrare. Al che mi sono detto: queste 2 settimane usciamo, spacchiamoci, così c'avevo un po' di serenità psicologica, chiamiamola così, perché mi piace stare tranquillo. Nel frattempo siamo arrivati. Ok, allora, così dovrebbe andare. Comunque è veramente lercia, la devo portare a lavare. Se vi interessa un video dove vi faccio vedere come la lavo, come faccio il grasso alla catena, che tra l'altro devo fare pure quello, come la sgrasso e tutto quanto, fatemelo sapere. 1 e 2. Questi credo sia l'ultima volta che li avremo addosso, sperando che ce li cambino. Anche perché dovrei, non mi vorrei sbagliare, io ho detto il 26 di dicembre. Ah, ci stiamo, no? 26, 12, 23. 135 euro erano scontati del 33%. No, ma vedete che ci dicono. Questo lo lascio qui, se me lo fregano sono dei pezzenti. Ciao, no, ho comprato questi qua un mese fa, poco meno, solo che già si stanno a quella qua sopra. Su, qual era? Qua. Allora, questo in teoria perché è cupelle. E lo scottino ce l'hai? Ecco. Allora, fai una cosa, tanto questo utilizzo. Mandami una foto, mi fai una foto qua. Ok. Foto lo scontrino e mi descrivi il problema. Ok. E lo giro Spike. Ok. Vediamo che mi dicono. Ma non te lo posso cambiare qua? No, questo dovrei cercare perché è dentro la garanzia. Ok. E sentiamo loro. In teoria questi sono punti da coperne, quindi sono soggetti. Non su tutti quanti. Ok. Quindi qualsiasi azienda. E vediamo loro che ci dicono. Ok, va bene. Tanto dove te la mando? La mail? Ah, ce l'ho. Ma pure fammi subito, okay. Giro subito a loro almeno. Quella è la nostra mail. Ok. Il numero nostro. Mi fa la descrizione del problema. Foto scontrino, foto quanto e il numero di telefono. Ok, perfetto. Così perfetto. Te aggiorno subito. Vabbè, gliela posso fare qua al volo. Grazie. Ma mandiamo calcoli, poi gliela rimonto subito. Gliela mando subito, vediamo che ci dicono. Quindi a cambiarli non li cambiano. Allora, io da negozio no, okay. Però magari se non mi vuoi tagliare quanto nuovo, io do quanto nuovo. Ok, capito? Perfetto. Può capitare, quello poi le garanzie sono sempre i fornitori. Speriamo bene. In ogni caso, se hai garanzie, ogni caso può essere. Ok, ok. Grazie. Ciao, buon lavoro. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. E niente, come avete sentito, adesso dobbiamo aspettare solamente una risposta dalla Spike. Ci sono rimasto un po' male, perché uno, dopo che ha speso tipo 500 euro, dice rode, no? Sì, è copelle, però le copelle non...
Cavolo, 28 giorni. È un po' deludente. Comunque, nonostante l'amaro in bocca e la delusione, la tristezza di questa parte finale del video, sono contento di essere riuscito comunque magari ad aiutare qualcuno di voi con dei piccoli consigli. Consigli che possono essere utili quando si viaggia in gruppo, quando si viaggia singolarmente e niente. Destinazione casa, obiettivo pranzo. Noi ci vediamo direttamente domenica prossima. Arrivederci.